Allora, buongiorno. Luca, vuoi guidare tu? Non so, c'è qualcun altro? Tu hai una console plausibile, hai un terminale plausibile? Allora, io sono su Linux, non so se la connessione regge, posso guidare, Vabbè. però non c'era l'altra volta, quindi insomma farò un pochino più leggermente. Allora, intanto volevo sapere se qualcuno di voi aveva fatto l'esercizio che avevo dato, cioè cambiare quello shell script che avevamo fatto insieme per fargli elencare, per essere un po' più verboso, per fargli elencare il nome dei file e la durata di ciascun file e poi la durata totale. Non l'avete fatto nessuno di voi? Io adesso personalmente ci ho provato, però fallendo miseramente, cioè nel senso sono riuscito, riseguendo la lezione diciamo da capo, a rifare lo script, insomma seguendo le sue indicazioni, cercando di capire bene il Lo processo script l'avevo a messo cosa anche in guardassi. rete. Sì. E sì, ho provato semplicemente a ricostruirlo, insomma così, e l'unica cosa che sono riuscito a fare è fargli elencare il sample rate di quei file upload. Una cosa minima, cioè Ma nel senso dici. ce lo vuoi far vedere? Vuoi condividere questo? Sì, aspetti un attimo che qui mi trovo un po' in difficoltà. Cioè nel senso io l'ho fatto da Atom, quindi dovrei aprirlo da Atom. No. Penso di. No, ok, perfetto. Basta Intanto condivido lo schermo. anche un terminale, poi dopo. Ok. Sì, giusto perché non mi ricordo soltanto. Se l'avevo lasciato, ok, allora intanto lo lasciamo così e condivido. E come si fa da Jitsi? In basso a Ah, ok, dai, qui. sinistra c'è lo schermo e poi lì puoi scegliere cosa far vedere. No, ti Ah, compare ok, a un menu. sinistra, giusto. E Scegli se tra le applicazioni c'è il terminale, cioè, o comunque. ok, perfetto. Quindi in teoria così dovrebbe andare, si è terminale Esattamente. Sì. da zero, diciamo. Ok. Eccoci. Se puoi fare CTRL più dovresti ingrandire i caratteri. Ma c'è il prompt che ti va a capo? Ups. Ok. Eccoci qui. Ok, allora ce l'hai qui lo script? Cioè in questa directory? Sì, allora sì, devo soltanto ritrovarlo. Però in teoria sta qui. Eccolo Ok. qua. È questo. Eccolo Ok. pure. Allora Sì. fai cut di dur, così vediamo come è fatto dentro. Ok, CAT. sì, devo soltanto rimodificare un attimo perché l'avevo lasciato insomma normale. Io per fare quello che ho fatto questo, adesso lo rifaccio e faccio il cut. Ok. Allora. Eccolo qui. Ah no, aspetta, non l'avevo salvato, giustamente. Allora, lo rifaccio. Quindi questo è, diciamo, era lo script normale come ce l'ha messo lei sulla Questo è quello repository. originale. Sì, e diciamo che facendo questo, cioè ragionando sempre sul fatto della spaziatura, insomma, lei mettendo 7 era riuscita a estrapolare appunto le tempistiche, io, cioè ragionando allo stesso modo, ho messo questo 2. E se vado insomma a riprendere i file upload che ho utilizzato, in teoria appunto uso direttamente il programma. Sì. E devo subito darmi una carta.
Stella, ok. In teoria, eccoli qui. Mi dà Ok. l'MPC e il sample rate con cui ha campionato. Sì, però Però ecco, questo è quello stato che il massimo sì. del mio Ok. effort, diciamo, Possiamo di... puoi fare un allora vediamo un attimo come si può fare una cosa del genere. Intanto rivediamo un attimo l'output di Sandinfo. Se tu fai al posto di Dur ci metti Sandinfo lì. Ok. Al posto di Dur ci metti Sandinfo, vediamo che cosa tira fuori. Eccolo Allora, qui. il punto è questo: il nome sta su una riga, no? Sì. Poi la durata sta su un'altra riga e poi su una terza riga ci stanno le sample frames, ok? Esatto. Quindi il problema grosso qua è che diciamo, per riuscire cioè, quello che avevamo fatto attraverso, facendo il grep, io mi tiravo fuori la riga dei secondi, no? Ok. Però in realtà qua bisogna leggere più righe e Sì. accumulare i dati. Capite? Cioè, questa è una cosa che si fa, non si fa come l'abbiamo fatta noi, ma bisogna modificare un po' il comando per riuscire a farla. Quindi, Sì, se vuoi che è proprio, diciamo, dove prendere, io ho trovato le difficoltà, mettiamola così. allora, se vuoi prendere Atom, vi faccio vedere come si fa, non è troppo complicato. Non so se lo mostra sempre perché No, non lo mostra invece perché. solo devo rifare tutto. No, no, puoi disfare quella condivisione e rifare E rifarla, ok, la perfetto. condivisione con Atom, dico. Eccoci qui. Perché non me le fa vedere. Mi mostra Atom tra le applicazioni. Strano. È aperto Atom? Sì, ce l'ho qui proprio. Questa è la prima volta che mi capita. Ma la cosa bella è che adesso mi fa vedere anche solo Chrome, nemmeno più il terminale. No, ma aspetta un attimo, lì ci sono tre tab, uno è il desktop, il secondo sono l'applicazione e il terzo tab sono i Chromium tab cosiddetti. Cioè, Sì, io sto in quella di mezzo. E e appunto non c'è mi fa più vedere niente? un'applicazione aperta a Chrome. Sì. E basta? A Sì, solo Chrome. posto. Boh, vabbè, allora se vuoi, no, lo so, se ti va di condividere il desktop, se non hai cose troppo compromettenti sul desktop. No, forse l'immagine di desktop se qualcuno ci avrà riso ricchi e morti. È di Scherzo, stomaco ovviamente. debole. No. Ok, perfetto. I tuoi colleghi Quindi sono tutti dei ci incazzosi siamo? rivoluzionari. Sì. Eccoci qui. Ok. Allora, aspetta un attimo, però. Sì, mi devi ingrandire un po' la faccenda, Ok, infatti. sempre un controllo più anche qui. Sì. Ok, molto bene. Ok, allora, adesso qua possiamo semplificare la cosa levando tutto quanto quello che c'è da grep in poi, perché lo sostituiamo con un comando di awk. Quindi anche grep vediamo. Sì, tutto. Ok. No, quel ampersand ci vuole perché quello è il pipe, no, che ridirige l'output.
Allora, Hawk funziona così. Hawk, come vi ho detto, è un linguaggio di programmazione ed è sostanzialmente un filtro di testo, una roba che filtra testi. Allora, funziona così. Scrivi Hawk e poi fai spazio apici, no, apici singoli però, Ok, perfetto, sì, perché se no sì, e poi fai begin, sì. tutto Ok. maiuscolo, aperta, spazio, aperta graffa, e qua ci mettiamo la variabile No. total, Come si faceva la graffa, mi alt ricordo. grafico, Ok, perfetto. No. e sì, no, quella è la quadra, shift ci vuole anche, Con lo cioè shift, ok. maiuscolo, alt grafico maiuscolo. Allora, qua ci mettiamo la variabile tot dur uguale 0. Questa la mettiamo a 0. Ok, adesso vai a capo prima dell'apice, nel senso che adesso qua facciamo tutto un programmino di Hawk. Ok? Proprio così, quindi. Sì, sarà tutto tra gli apici. Penso che non ci sia bisogno del backslash per andare a capo, dovrebbe andare da sé. Allora, come funziona Hawk? Funziona che individua le righe con delle espressioni regolari, ok? Quindi bisogna mettere un'espressione, e quando ha individuato una riga, esegue quello che c'è tra le graffe, no? Basandosi su quella riga lì. Poi esegue all'inizio questa cosa che sta appunto, che è contrassegnata come begin, e alla fine quella che è contrassegnata come end. Quindi adesso lui ha fatto questo begin e adesso gli dobbiamo fare identificare ciascuna riga e fargli fare quello che deve fare. Allora, boh, adesso sono 20 anni che non scrivo in Hawk, mi devo ricordare. Allora, dunque, scusa, puoi tornare un attimo al terminale rapidamente, fammi vedere. Che cosa, ecco, come fa, no, no, come sono, come è fatto l'output di Sandinfo, giusto per, ecco. Ok. Allora, per esempio, noi dobbiamo identificare il nome del file e identificare, allora, ci sono tre righe sostanzialmente per ciascun file. Uno che è il nome del file, uno che è il nome dove ci stanno stereo, uno è la riga dove ci stanno stereo, eccetera, e dove ci sta la cosa dei secondi, e poi la terza riga che è quella dove ci stanno i sample frames. Questa terza riga non ci interessa in questo momento perché non stiamo collezionando dati da qua, ma ci può servire per dire ok, qua finisce il record, no? Ciascun record è fatto da queste tre righe. Va bene? Allora, la prima riga, quindi la prima cosa che dobbiamo prendere è il nome. Vai un po', torna a Atom. Quindi questa riga la prendiamo così. Allora, facciamo l'espressione regolare. Praticamente gli dico, è la riga che finisce con punto wav, due punti. E finisce la riga. Adesso mi direte, ma se il file è un punto if, vabbè, bisognerebbe cambiarlo. Beh, possiamo provare a farlo. Allora, l'espressione regolare che fa una roba del genere è questa. Slash backslash punto, devo fare l'escape perché punto in espressione regolare significa qualsiasi carattere, invece io voglio dirgli che voglio proprio il punto, no?
Quindi faccio backslash punto e poi, allora, se vogliamo prendere sia i WAV con la maiuscola che i WAV con la minuscola, sia gli AIF con la maiuscola che gli AIF con la minuscola, dobbiamo mettere questa classe di caratteri, aperta quadra. W maiuscolo, W minuscolo, A maiuscolo, A minuscolo, no? Cioè, il carattere dopo il punto può essere o un W, maiuscolo e minuscolo, oppure una A, ok? La prossima, allora, questa qua è chiusa quadra, adesso riapri un'altra quadra. Cosa ci sarà qua? Allora, Se se è no, WAV che ci se sarà cambio l'A. dopo il... Beh, dopo la W Ah, ok, che quindi cosa c'è? direttamente tutti i caratteri. Ok, perfetto. La A Quindi la maiuscola, la A maiuscola, la minuscola. minuscola. La I maiuscola, la I minuscola, no? Ok, terzo carattere. Adesso avete capito come funziona. Suppongo. Oh, ok, sì. Adesso il problema è che certi file si chiamano AIFF e gli altri si chiamano AIF. Quindi qua dobbiamo solo dirgli. Beh, e poi seguono altri caratteri, no? Ok. Forse, non è. Quindi qua ci metti asterisco, dollaro. Dollaro è il fine riga. Ah no, scusa, qua c'è i due punti prima del fine riga. Quindi Sì. allora, prima del dollaro ci vogliono i due punti, perché sennò. Ok? Quindi lui, oh, e qua chiude, finisce l'espressione regolare, quindi si chiude l'espressione regolare, come si aprono le virgolette, si chiudono le virgolette, qua si aprono gli slash e si chiudono gli slash. Ok, adesso bisogna dirgli che cosa fare quando trova questa espressione regolare. Allora, quando trova questa espressione regolare, deve semplicemente salvare il nome. Il nome si trova all'inizio riga, quindi si trova nel primo campo, perché lui divide le righe in campi. Ok? Quindi per lui è inizio riga. Allora, il primo campo si chiama dollaro 1. Ok? Quindi qua apri la graffa e scrivi dollaro 1. No, scusami. Lo mettiamo dentro una variabile che si chiama nome. No, no, nome. La variabile è una variabile nostra. I dollari sono i campi della riga, ok? Quindi in OC dollaro 0 è tutta la riga, dollaro 1 è il primo campo, dollaro 2 è il secondo campo e così via, ok? Uguale dollaro 1. Ok, adesso facciamo una cosa. Boh, sì, no, va bene. Vai a capo sempre tenendoti la sì, prima della. Oh, questa è quello che succede nella riga dove trova il nome. Adesso dobbiamo andare a trovare quello che sta nella seconda riga, no? E quindi la seconda riga dobbiamo trovare, per esempio, è la riga che finisce con seconds, no? Quindi facciamo l'espressione regolare, cercami le righe che finiscono con seconds. Avete capito come funziona la cosa? Allora fai slash seconds dollaro. Questa non è un granché come espressione regolare, ma intanto è quella che ci serve, no? Ok, chiudi l'espressione regolare e apri la graffa. Le puoi anche staccare un pochino, così si vede un po' meglio. Ok, e poi scrivi, questo è. Ok, adesso qua dobbiamo capire dov'è che sta questo dato.
mi devi far rivedere la cosa perché. Allora, il dato secondo me a occhio e croce sta in 1, 2, 3, 4, 5, 6 al settimo campo. Adesso qua bisogna vedere se lui calcola, non lo so, potrei sbagliarmi, ma a occhio e croce sta sul settimo campo. Quindi qua ci puoi mettere la variabile dur uguale $7. Ok, adesso ultima cosa è la riga dei sample frames. Nella riga dei sample frames, lui non deve fare niente. Cioè, adesso come finisce la riga dei sample frames? Scusami, devo rivederla. C'è scritto sample frames chiusa parentesi, no? Quindi, per esempio, adesso li facciamo cercare slash frames chiusa parentesi dollaro, no? E questa, ok, chiudi. E questa per noi è soltanto l'indicazione che è finita la riga, quindi che è finito il record. Quindi qua facciamo tutto quello che dobbiamo fare, cioè aperta graffa. Facciamo tot dur più uguale dur. Dov'è? Aspettate un attimo, scusate. Anna Maria, scusami, sto facendo lezione. Ti richiamo. Ti richiamo, ciao ciao. Eccomi, scusatemi. Aspetta, dove sto? Eccolo. Ok, qua punto e virgola metti perché dobbiamo ancora fare qualcosa. Oh, e qui facciamo il print di tutto quello che abbiamo fatto finora. Non mi ricordo più, ma prova a scrivere nome. No, Il no, nome. print, Ah, proprio. print, scusami, Ok. print, spazio, nome, virgola, dur. Dovevo andare qua. Ok? E poi vai ancora a capo. Sempre prima Sì, della sì. lista. Sì. Ok. E scrivi end tutto maiuscolo perché adesso alla fine dobbiamo stampare il totale, no? E quindi fai end aperta graffa e print tot dur. Allora, vedete come funziona? Quando lui trova una prima riga, salva in una variabile che si chiama nome. Poi nella seconda riga salva in una variabile che si chiama dur. Poi nella terza riga stampa il tutto, no? E alla fine stampa il totale. Se non abbiamo fatto nulla di sbagliato, cosa che vedo altamente probabile, salvalo. E lo proviamo? Certo che lo proviamo, che stiamo a fare? Ok. No, pensavo servisse exit 0 come per l'altro Ah, script. boh, sì, Ok. no, no, sì, ce lo puoi mettere, in effetti, usciti da questi, exit 0. Ok? Sì, intanto bisogna vedere, appunto, ok, proviamo. Punto slash dur e poi quella roba che c'avevi tu. Asterisco punto ok. Ah, però vedi uno zitto zitto l'ha fatto. Ok, naturalmente questa roba si può formattare molto meglio, no? Perché possiamo usare
il comando printf, che è quel comando di C. Dato che siamo stati così fortunati, facciamolo un po' meglio. Allora, basta modificare. Da Atom. Ok. Sì, sempre. Vabbè, basta modificare il print che sta alla riga 18, lo trasformiamo in printf. No, scusami, 18, 13, non vedevo bene. Quel print diventa un printf. Ok. Ah, ok, dopo il comando. Sì, aperta parentesi. Qua ci va una stringa di formato. Allora, le stringhe di formato. No, sì, attaccala alla parentesi. Ok, aperta virgolette. Allora, qua bisogna dire quanti caratteri prendiamo per il nome. E io propongo di prendere 40 caratteri, perché c'hai dei nomi un po' lunghi tra tutto quanto, quindi. Boh, possiamo anche prendere 50 caratteri. Però 50 caratteri così mi vengono allineati a destra, cioè col nome allineato a destra. Se invece faccio per cento meno 50 S, allora, se tu scrivi Ok, per cento, letteralmente no, il segno a del per cento percentuale. sopra il 5, Ok. percentuale, sì. Meno 50 S, questa è una stringa. Allora, vuol dire il primo argomento me lo converti in stringa e lo tieni in uno spazio di 50 caratteri allineato a sinistra. Ok? Poi spazio. Adesso qua ho visto che, vabbè, possiamo fare per cento 12 punto 3, 4, 4 fai, 4F. Ok, quindi il prossimo argomento, l'argomento seguente è un numero floating point, no? Cioè a virgola mobile, in cui mi tieni le prime 4 cifre dopo la virgola, e in tutto deve occupare 12 caratteri. Ok? E qua poi ci metti backslash n, che è il ritorno a capo, perché print ce lo mette, ma lui no. Adesso devi levare quella parentesi e ci devi mettere una virgola al posto della parentesi chiusa. Ok, invece la parentesi chiusa la chiudi dopo il dur. Così viene molto più bellillo. Naturalmente l'altra cosa che si potrebbe fare è mettere una stringa di formato a tot dur. Quello lo possiamo fare in maniera anche più semplice. Alla riga 14 metti dopo il print, metti aperte virgolette, scrivi gran totale, due punti, tot dur. Ok, va bene. Fatto. Mazza, questa non me l'aspettavo che venisse subito. Dobbiamo fare qualche sbaglio da qualche parte, se no non ci divertiamo. Quindi lo riproviamo. Certo. Ok. Poi puoi andare a freccia in su e ripetere il comando. Ok. Ecco, vedete che 50 caratteri non bastano perché il secondo sballa il formato, se no viene tutto bello ordinato, eccetera, eccetera. Ah, gran totale, tot dur. Tot dur. Perché forse Ah, no, non lo devi mettere fra. Gran totale, spazio, chiuse virgolette, e poi virgola, tot dur, se no lui lo prende come. quindi 2 punti, eh sì. Due punti. Chiuse virgolette, virgola, tot dur, E ce che l'ha il top 2, ok, ci perfetto. vuole una virgola, dopo il gran totale. Ok, scusa, fai una cosa, metti invece che 50 caratteri, mettine 60, perché 50 sono troppo pochi. Salva.
così viene bene, tutto bello formattato e lo può usare persino Francesco, sarà contento che lui formatta tutto bene. Faccio un cap del comando delle scritte. Sì, no, magari sai una cosa, poi me lo metti sulla chat di Slack Ok. Ok, quindi vedete, non era una cosa, uno deve imparare a usare questa roba qua, non era una cosa proprio complicatissima. Hawk fa questo tipo di lavoro qua, cioè fa filtri di testo. Ok, prende un testo e sputa fuori quello che uno gli chiede di sputar fuori. Prego, Posso fare una domanda a questo punto? prego, prego. E volevo solo chiedere, se noi avessimo voluto farlo senza sfruttare Hawk, perché io sinceramente non lo so, cioè nel senso queste cose che mi ha fatto fare in questo momento penso non sarei riuscito nemmeno a immaginarle come processo nella mia testa, magari sfruttando, non lo so, No, Grep appunto, per cioè il esempio, punto è che metto bisogna andarsi a vedere come funziona Hawk, cioè Hawk. se no Ok, non lo sai. No, no, perfetto. ma Ok. no, ma adesso Hawk è un comando che è anche abbastanza complicato perché è proprio un linguaggio di programmazione. Però quello che voglio dire è vabbè, no, fammi la domanda perché poi ti dico qual è la risposta. Sì, cioè nel senso mi chiedevo semplicemente se senza sfruttare Hawk e appunto provandolo semplicemente con i comandi dell'altra volta se si poteva modificare in tal senso in modo da far fare lo scritto la stessa cosa. O No, non si se... poteva fare, Ok. non si poteva fare perché? Perché si sarebbe potuto fare se tutto stava su una riga. Ok. Per dire, se l'output fosse stato come lo stiamo vedendo noi adesso a valle di questo comando, ok? Allora si sarebbe potuto fare. Perché facevate un comando di sed per levare. Guarda, no, incidentalmente, per fare il totale delle durate ti ci voleva comunque Hawk. Ok. Perché ti ci vuole un minimo, c'è un minimo di algoritmica che consiste nel prendere una variabile e farla e fare il totale, capisci? Sì. Quindi comunque si doveva passare comunque conoscere un minimo, studiarsi un minimo come Sì, usare cioè, Hawk, come adesso dici. vi devo dire sinceramente la verità. Hawk è molto molto semplice perché non c'ha nulla. Adesso noi nelle prossime lezioni, oggi chiudiamo un po' il tutto, chiudiamo un po' il cerchio con le reti, no? Facciamo un po' di reti, vediamo come funzionano, eccetera, eccetera. Poi dalla prossima volta io vorrei cominciare a occuparmi di cosa sono i linguaggi di programmazione, come si programma, eccetera, eccetera. Hawk è un linguaggio di programmazione estremamente semplice e gli mancano tutta una serie di cose per fare le cose, per fare cose più complesse di così. Cioè, per esempio, gli mancano le strutture dati, gli mancano le classi. Quando è nato Hawk non esisteva l'object oriented programming, eccetera, eccetera. Per cui voglio dire, però, È beh, approcciabile. in compenso è semplicissimo. Cioè, è Sì. semplicissimo ed è, per esempio, infinitamente più potente di linguaggi che sono andati per la maggiore come il Basic o cose di questo tipo che sono una porcheria in confronto. Cioè, Hawk è veramente un linguaggio estremamente semplice, compatto e come vedete io, cioè, saranno 20 anni che non scrivevo una roba, mi sono messo lì Sì, abbastanza lineare, ho visto in No, no, effetti non come c'è nella nulla vita di. Tu, voi dovete madre. fare espressione regolare che filtra la riga e
poi codice che sta dentro le quadre. E funziona tutto così. E con questo potete fare delle cose relativamente complicate. Per salire di complessità, allora non basta più, e allora bisogna passare ad altri linguaggi, ok? Ok, devo chiedere una cosa. No, Prego, prego, prego. non c'entra niente, una cosa sempre riguardo alla programmazione, però un po' più privata. Mi è venuto in mente di chiederle adesso se le viene in mente qualche testo che posso leggere. Metodi di generazione del caos. Cioè, noi usiamo sempre, cioè io parlo per me, uso sempre solo il random e poca roba, però a livello di programmazione penso che le possibilità, ad esempio, che posso implementare sulla lettura di file audio o di qualsiasi altra roba, i metodi di generazione di algoritmi che producano determinate curve, determinati risultati, sono molti di più. E c'è qualche testo o qualcosa orientato alla programmazione? Dunque, sai, alla fine qualsiasi metodo di generazione aleatoria è un generatore di rumore bianco con filtri, cioè filtrato. Con quello si fa un sacco di cose, si fa distribuzione uniforme, Poisson, Gauss, fai quello che vuoi. In linea generale, più che una cosa di programmazione, ti serve un buon manuale di teoria di teorie caotiche, tipo insomma matematica francese dell'inizio secolo scorso, cioè questi che generano processi ricorsivi, no? Che hanno, oppure che ne so, la funzione logistica, che con certi parametri oscilla e con certi diventa caotica e così via. Cioè, ci sono, però sostanzialmente questa è matematica, e poi boh, sì, troverai probabilmente un sacco di librerie che semplicemente implementano questa roba, ma te la puoi implementare anche da solo, cioè Ah, sono. è roba che posso leggere io, perché a me semplicemente interessa perché adesso quando dovrei iniziare a programmare i freeze o alcuni granulatori, visto che con Fatto posso andare più a fondo, ho pensato mi genererò le mie funzioni di lettura, di Ma se, intervento. adesso io no, non so, c'è tanta roba molto. Va Ma bene, poi andiamo a vedere, parliamo. per esempio, modelli matematici della morfogenesi di René Thom sono tutti dei modelli sostanzialmente di caos controllato, no? Che uno può prendere pari. Sai, sono modelli ricorsivi, per cui tu. Prendi un numero, lo manipoli, eccetera, eccetera, e ecco. Sì, presenta il pattern. Va bene, me lo leggo, grazie, scusi, off topic. No, ma vuol dire, tanto ci arriviamo, nel senso che vedrete che arriviamo a fare tutto. Vi devo lasciare 5 secondi, torno subito. Come state, ragazzi? Come va? Si fatica. Stavi al buio prima, no? No, adesso sto al buio, no prima. Prima Ma stavo sì, al buio. Ma è la intanto videocamera. ingrandisco l'icona tua per Ma perché la videocamera della Cerashire 3 non si sincronizza bene con i driver, quindi fa sta roba. Voi state componendo, che mi raccontate voi dei primi anni? State già lavorando i pezzi per l'esame? pensieri di strada, no? Boh,
Dovrebbe. Sugli esercizi che ci dà Bernacchini principalmente. Noi di ieri siamo piuttosto indietro perché cominciare era pochissimo per noi. Sì, lo so. Molto, molto, molto Di tardi. ieri hai detto. Eh? Di ieri Sì, sei. il primo anno di Lingua purtroppo. Benvenuto. È una prassi il corso in ritardo. Io Ah. conosco Ilaria, che mi sa che sta con voi, Sì. che è di La Dispoli. Qui c'è tutta la compagine di La Dispoli che. No, in realtà ci sta solo quell'altra ragazza che conosco un pochino, l'ho visto qualche volta, Ilaria che è di qua, quindi vabbè, vede, cresce la comunità la dispolana dentro la scuola di musica elettronica. Evviva, evviva, noi siamo dei fan dell'architettura alla Dispolense. Sì, assolutamente. Allora, Possiamo. ragazzi, affrontiamo il problema delle reti, perché voi siete nati che c'era già tutto fatto, praticamente, eccetera, eccetera, e quindi date per scontato che le cose siano connesse in rete, eccetera, eccetera. Ma se io vi chiedo, ma scusate, ma come si fa a far parlare due computer insieme? Voi che mi dite? Insieme in che senso? Che controllo un altro computer da questo? Perché io un po' di SSH con Raspberry lo sto facendo. Sì, ma SSH, Da roba. sì, no, voglio dire, prima di SSH, allora, sì, ditemi come si connettono insieme due computer. Cioè, nel senso che in qualche modo, intanto vediamo la parte hardware. Intanto ci vuole Un un filo. modem, un router per far sì che possano. No, non usate parole complicate perché io non le so. Facciamo una cosa semplice, cominciamo da una cosa semplice. Ci vuole un filo, LAN, no? il cavo Ethernet. No, 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 un filo, No, no, però una piattina elettrica. Cioè, non sto parlando di Ethernet perché Ethernet non sapete manco che è. Il problema è. Prima di tutto, se tu vuoi far parlare il computer A col computer B, che cosa fai? Lo connetti con un filo elettrico. Questo filo elettrico da dove parte a dove arriva? questa è la domanda. Ok, qua mi fermo. Allora, la memoria no, o forse sì, cioè almeno l'hard disk, boh, non. No, io sto soltanto. Mettiamo conto che dobbiamo far parlare una CPU con un'altra. Allora, vediamo un attimo, aspetta un attimo che forse riesco persino. Cioè, noi qui stiamo facendo una lezione in remoto, c'è cioè uno streaming di dati che vanno avanti in tre, eccetera, eccetera, ma voi mi siete mai chiesti, ma come si fa a far funzionare tutto questo macinino? Dall'inizio, non dire ah, si prende un cavo Ethernet, lo si attacca al router, eccetera. Quello siamo già un pezzo avanti. Io voglio capire, sì, ma router che vuol dire? Ethernet che vuol dire? Cioè, com'è fatta il baracchino? Il router è No, no, ma io non voglio praticamente. sapere. Fatto il router, io voglio sapere come è fatto il baracchino, cioè per far parlare una CPU con un'altra, cosa faccio? Beh, faccio in modo che gli interruttori di entrambi si accendano e si spengano a vicenda in qualche modo. In qualche modo, è un linguaggio scientifico questo? È una No, nuova. come si possono accendere e spegnere a vicenda? È questo che vi sto chiedendo. Allora, questi sono due scatolotti.
Non so niente di quello che c'è dentro, non me ne importa niente. Ci siete ancora? Sì, siamo qui. Sì, si vede la Ok. condivisione. Sì, ci siamo. Aspetta un attimo che metto questo così si vede forse meglio. No, è che io vorrei che si vedesse questo. Ok. Allora, i due scatolotti. Allora, io mettiamo conto che c'è un PD, qua dentro c'è una CPU, c'è un bus, facciamo, ok? Quindi io ho un bus, è una collezione di fili elettrici, e qua c'è una collezione di fili elettrici a cui è anche connessa la CPU. Adesso non ci complichiamo troppo la faccenda, credeteci, che qua c'è la CPU che è connessa a questo e qua c'è quest'altra che è connessa a quest'altra. Sto semplificando estremamente, perché, ma giusto per farvi capire come funziona la baracca. Allora, io prendo un filo che parte da un filo di qua e arriva a un filo di qua. Quindi connetto le due macchine insieme. Oh, su sto filo che cosa ci faccio passare? È un filo solo, quindi c'è poco da zazzare. In realtà, adesso a onor del vero, mi ce ne vorrebbero due, perché con un filo io parlo da questo computer a quello, no? In questa direzione qua, e con l'altro parlo da questa direzione a questa. Ok? Maestro, mi ha smosso un ricordo ancestrale, il cavo null modem che era invertito per poter comunicare, maestro. Esattamente. Il ricordo proprio Ma da tu quando però c'hai un'età, sai, perché questa io ho roba qua capelli bianchi, ormai. parecchi. Parecchi capelli bianchi. Però diciamo che sostanzialmente il concetto è che questo è quello che si faceva una volta anche, appunto, con i cavi modem che passavano attraverso un modem cosiddetto seriale. Che cosa vuol dire seriale? Seriale significa che mentre qua tutti i bit viaggiano in parallelo, no? Cioè, ognuno ha un suo cavo, no? Nel cavo seriale c'è un solo cavo e i bit stanno tutti uno dietro l'altro. Che cosa significa questo? Significa che c'è un orologio e i bit, quando sono a 1, adesso faccio che 1 è alto e 0 è basso, in realtà di solito è il contrario, ma insomma fa lo stesso, no? Quando è a 1 il bit cioè passa corrente, quando è a 0 non c'è corrente e così via, no? E quindi sostanzialmente c'è questo, poi magari ci può essere un buco più largo, poi ce n'è uno più stretto, no? A seconda dei bit, e così passano i bit. Ok? C'è un orologio che passa su un altro cavo, che è la cosiddetta portante, che scandisce a che velocità escono fuori i bit da una parte, e dall'altra parte l'altro computer ha lo stesso orologio che sta su questo stesso terzo cavo, no? Questo è il cosiddetto CAS, il carrier signal. No? E qui passa proprio un orologio, cioè l'orologio è proprio tac, 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 no? E così si può mandare dei bit da una parte all'altra. Lo sapevate? La faccenda è partita così. Ok, questa è quella che si chiama una connessione seriale. Allora, naturalmente vi potete immaginare, allora, le prime connessioni seriali erano connessione seriale. Le prime connessioni seriali erano a 300 bit al secondo.
Poi siamo passati a 1200 bit al secondo, poi siamo passati a 4008, 2004, 4008, quando siamo arrivati a 9600, vedi, ma che figata, ma che ci dovremmo fare con tutta questa velocità? In realtà, cioè, adesso, come sapete, se non avete il wifi a 5 giga siete dei poveracci. Ora, il punto qual è? È che la velocità dell'orologio, capite bene che dalla velocità dell'orologio si capisce quanti dati passano attraverso il cavo. Bene, e questo lo possiamo mandare a casa. No, lo tengo ancora un attimo. Allora, adesso il punto è che queste erano connessioni seriali. Cioè, se per esempio io scrivevo ciao Ciccio da una parte, arrivavano i caratteri CIAO spazio CICCIO dall'altra parte. Quindi diciamo che, per esempio, già all'epoca io attraverso la linea seriale, anche a 1200, a 2004, non vi dico che fosse proprio allegra la faccenda, però io potevo benissimo aprire un terminale su un computer che era remoto dal mio computer, che stava a casa mia, e passare attraverso una linea seriale. Il computer mi mandava il prompt, tutti questi comandi che noi stiamo facendo adesso, me li mandava attraverso la linea seriale e io riscrivevo attraverso la linea seriale e davo comandi al computer remoto. Questo è stato, diciamo, la situazione fino a qualche decennio fa. Poi è avvenuta una cosa, è avvenuto il fatto che, diciamo, la guerra fredda si stava smorzando e il terrorismo stava crescendo. Voi mi direte, vabbè, che c'entra questo? C'entra. Perché il Pentagono, che è molto più previdente di tutti quanti, ha detto: ma se qua aumenta il terrorismo e se qua siamo pieni di linee seriali che si possono interrompere in qualsiasi punto, cioè questa è una connessione molto molto fragile, quindi diede ordine di elaborare dei protocolli che resistessero a attacchi informatici. E cominciò a svilupparsi un'idea, cioè che se il problema è che fino a quando le reti vanno molto molto lente, tipo 300 baud o 1200, eccetera, eccetera, naturalmente l'idea è di ottimizzare e minimizzare la trasmissione, cioè di non trasmettere nulla che non sia strettamente necessario. Ma con le reti che diventano più veloci si fa strada l'idea che si fanno delle comunicazioni a pacchetto. Non sto disegnando qua, sto disegnando da un'altra parte. No, è che non stavo sul programma io. Allora, adesso immaginatevi che questo sia il flusso di dati. No, posso farlo meglio. Allora, questo sorta di tunnel che io faccio è un flusso di dati, no? All'interno di questi dati ci sono i miei dati, ma questi dati sono incapsulati in
una cosa che si chiama un pacchetto, no? Allora, questo pacchetto ha, allora diciamo che la comunicazione va in questo senso qua. Allora, questo pacchetto ha queste proprietà. Questi sono i miei dati, no? Che sto comunicando. Questo è quello che si chiama il header, la testata del pacchetto, e qua c'è la coda del pacchetto. Poi a seguire ce n'è un altro, qua segue un'altra testata, qua c'è un'altra coda, no? E i dati viaggiano in questo modo qua. Quindi il pacchetto complessivo è molto più grande che solo, molto più grande, è più grande che solo i miei dati. Il pacchetto complessivo è tutta sta roba qua. Però così facendo si possono fare un sacco di belle cose. Per esempio, nella testata si può scrivere chi è l'originatore, no? L'origine, il computer origine del pacchetto, e chi è a chi è destinato, no? Dopodiché, per esempio, adesso inizialmente c'erano le reti, erano fatte a token ring, cioè perché a questo punto si possono mettere tanti computer insieme, no? E questo è ancora pre-ARPANET, quindi perché il progetto della difesa americana si chiamava ARPANET. Allora, questo era fatto così, questo computer parlava con questo, che parlava con questo, che parlava con questo, che parlava con questo. Allora, se io volevo mandare un pacchetto da questo computer, dal computer A al computer C, dovevo passare al computer B, il quale guardava la testata, vedeva se il pacchetto era per lui, e se non era per lui non se lo teneva, lo mandava a C guardava se era per lui e così via, no? Quindi io con una sola rete, con un solo cavo, facevo il giro di tutti i computer e avevo accesso a tutti i computer. Il problema del token ring è che se il terrorista attacca qui, per esempio, beh, in questo caso qua, se attacca qui, ci può arrivare da questa parte, e può arrivare anche a D, ma se per esempio il terrorista attacca da due parti, ecco qua che la rete si isola, no? In realtà questa è durata abbastanza poco, questa faccenda, e dopo si è passati a una configurazione di questo tipo, cioè a configurazioni stellari, in cui appunto c'è quello che si chiama un router, no? Il quale è connesso, per esempio, nel nostro, ormai questo è come sono fatte le case, cioè nella casa voi avete la televisione, il computer, il tablet, il zio bolide. No?
sono tutti connessi, adesso non sono nemmeno più connessi perché c'è il wifi, ma potete immaginarvi che è una roba come se fosse un filo, no? Quindi voi avete, siete tutti connessi con questo, il quale è il solo che è connesso con l'esterno. E quindi l'esterno è il mondo reale, no? O perlomeno quello che è. Quindi questo qua è il gateway, cosiddetto il cancello di casa. Dopodiché, allora, questa è una configurazione stellare a stella. Ok, sulla rete ci sono ogni sorta di configurazioni stellari. La cosa importante è che la rete è una rete distribuita, quindi i percorsi tra il punto A e il punto B sono tanti e se se ne rompe uno, se viene attaccato, eccetera, eccetera, se ne fa un altro, no? Quindi è da questo punto di vista la rete è inattaccabile, nel senso che è l'idea è di come sono fatte le piante. Se uno recide un ramo, boh, ci stanno gli altri e gli altri vanno comunque avanti, no? Per tirarla giù completamente ce ne vuole. E fino adesso diciamo che la faccenda si regge in piedi così. Ok. Non so se avete domande in merito, è una spiegazione da 20 centesimi questa di come funziona la baracca, però diciamo che ci basta per fare tutta una serie di discorsi. Questo mirabile capolavoro lo salvo e lo mettiamo al pizzo. Ma io chiederei date e nomi, però lì poi si comincia a parlare di storia. Date nomi per che cosa, scusa? Beh, No, no, quello immagino che questo è stato durante il periodo della su Guerra Fredda. beh, diciamo che sta roba qua si è cominciata a fare negli anni 70 sostanzialmente. Però potrei sbagliarmi, adesso non vorrei dire stupidaggini. Comunque ci ha lavorato veramente un sacco di gente, cioè, ci sono stati contributi dei più disparati. Ah, ma ce n'avevo già un'altra, no? Fatemi vedere che altro c'ho, perché c'avevo questa immagine. Vabbè, vedi, l'avevo già fatta. Questa è la fotografia di una lavagna che avevo fatto. Ok, qua siamo già più avanti. Ecco, comunque vabbè, qua va al contrario, diciamo che per esempio il protocollo TCP/IP, cioè il protocollo IP, perché poi TCP è un modo di indirizzamento, è un protocollo appunto fatto a pacchetti in questo modo, così come l'avevo fatto. Ok? Bene, ora il punto è che una volta fatto questo protocollo e reso funzionante. Comunque, sapete una cosa? A proposito di nome e dati, nomi e date, Werner Herzog, il regista tedesco, quello che ha fatto Fitzcarraldo, eccetera, eccetera, il suo ultimo film
è proprio sulla nascita di internet, cioè su come è nato e come poi ha cambiato il mondo, eccetera, eccetera. Ed è abbastanza bello perché non è né un cerca di essere il più possibile obiettivo, che è una cosa molto difficile da fare, in queste cose non vuole né essere né tecnocrate né luddista e vedere tutti i problemi, tutte le cose. Ok, comunque uno dei problemi che nascono quando appunto si decide di connettere non due computer insieme, ma tutti i computer insieme, e dire vabbè, d'accordo, però io devo poter identificare, cioè sostanzialmente come ho un numero di telefono per ogni telefono, devo avere un numero per identificare il computer. E appunto è nato questo protocollo IP che dà appunto un numero, no? Voi avete sempre fatto, mi dai il numero di IP di questo che non si trova qui lì, eccetera, eccetera. Questo numero, questa è la versione vecchia di IPv4, poi adesso ce n'è una versione nuova che per me è totalmente incomprensibile, quindi ve l'andate a studiare per conto vostro, ma IPv4 è relativamente semplice, ci sono ci sono quattro numeri che vanno da 0 a 255. Perché vanno da 0 a 255? Quanti bit sono? Pronto? Ci siete ancora? Siete spariti tutti? Da 0 a 255, quanti bit sono? 8 bit. Sono 4 byte, no? Questi sono 8 bit, questi sono 8 bit, questi sono 8 bit. Lo vedete la mia freccia? E questi sono 8 bit. No, forse la vedete sfalsata. No, io non la vedo la freccia, onestamente. Allora, adesso aspetta, ci disegno sopra. Questi sono 8 bit. Questi sono 8 bit, li vedete? Pronto? Sì, Questi vediamo. sono 8 bit e questi sono 8 bit. Quindi sono 4 numeri 8 bit e che identificano ciascun computer. Ora, quindi sono quanti bit in tutto? 32, 8 per 4 sono 32, ok? Ciascuna parte di questi indirizzi sono ciascun punto di questi indirizzi identificano una zona, cioè questo è l'indirizzo proprio privato, cioè locale del computer in questione, del computer A più il computer piuttosto che il computer B. Questo identifica un gruppo di 256 potenziali computer, poi non sono 256, sono un po' meno, ma insomma, diciamo 256 computer. Questo è un gruppo di gruppi e questo è ancora un gruppo di gruppo di gruppi. In tutto noi possiamo con questo modo qua indirizzare 2 alla 32 computer. Quanti sono 2 alla 32 computer? Tanti. Tanti, d'accordo. Tanti quanti? 20, 50, 100.
1000, 10.000. Oh, 2 alla 32, quanto fa? 4 milioni, no, 4 4 miliardi. miliardi e briscole. Eh? Sono tanti. Sono tanti, però, ragazzi miei, i computer sono molto di più di così. Ah, cacchio. No? E quindi come hanno fatto a fare questa cosa qua? La verità è che, come sapete, esistono indirizzi pubblici e indirizzi privati. Allora, hanno riservato alcuni degli indirizzi, no? 192.168. qualsiasi cosa, punto qualsiasi cosa, è un indirizzo che non può essere utilizzato come indirizzo pubblico, e così anche 10. qualcosa, punto qualcosa, punto qualcosa, non può essere utilizzato, e così come anche 172. qualcosa, punto qualcosa, punto qualcosa. Ok? Quindi esiste quello che si chiama una rete locale. Qua mi sembrava che ci avessi. Ecco, esiste quello che si chiama Local Area Network, no? Che è identificato tutto da indirizzi privati. Se voi guardate adesso qual è l'indirizzo della vostra macchina, incidentalmente, se siete su una macchina Unix o se siete su un Apple o forse anche no, con il Windows il comando è ipconfig, se no il comando per vedere qual è il vostro indirizzo di rete locale, che sarà uno di questi, fate il comando ifconfig, Internet Interface Config. E vi dirà qual è il vostro IP. Ora, qual è la questione? Che quando io passo dal gateway, no, il mio indirizzo privato si trasforma in un indirizzo. Aspettate, voglio vedere se questo c'ha. Dunque, vediamo un po' come faccio a farlo. Ecco, quello che succede è qua sotto. Aspetta un attimo, ferma. No, torna a casa Alessio. No, A me con il forse. config non dà niente, maestro. UF, spazio, config, tutto No, attaccato. no, tutto attaccato. Ah, ok. Ok, sì. Ti dà varie interfacce, eh? Quando chiedi ifconfig ti dà tutte le interfacce della tua macchina, che probabilmente sono tante. Allora, vedete cosa succede quando voi avete un computer collegato alla rete locale, quindi che ha un indirizzo locale, tipo questo, ups, questo qua, questo. Si connette con un router il quale fa il network address translation, questa cosa qua, cioè sostanzialmente nel pacchetto IP lui mette l'indirizzo proprio e poi si salva da una parte che questo pacchetto qua in particolare è uscito da questo computer, quindi quando ritorna una risposta dalla rete, il router sa che la deve rimandare a questo computer qua. Ok? Sembra miracoloso, ma funziona. Nella rete WAN, invece, nella rete Wide Area Network, ci sono solo indirizzi pubblici, cioè quelli che non fanno parte di quella categoria di indirizzi. Gli indirizzi pubblici si vendono a caro prezzo, no? E li distribuisce la IANA, che è la Internet, bla 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 bla, cioè il gestore generale di Internet.
Dopodiché, chi si compra gli indirizzi pubblici? Se li comprano i gestori delle reti telefoniche che comprano intere collezioni di indirizzi che poi si rivendono ai propri utenti. Ora, ok, e fino a qua più o meno come, questo è come funziona il protocollo di basso livello. La parte TCP del questo che vedevamo, la parte TCP del protocollo, questa parte qua, questa è la costruzione di come è fatto il dato e come viene trasmesso, cioè viene trasmesso con un protocollo appunto che si chiama TCP, che ha tutta una serie di sue caratteristiche, e la cosa da ricordare fondamentale di TCP è che TCP c'è il controllo di errore, cioè TCP sostanzialmente codifica i propri dati con una coda di dati di parità che permettono di capire se il dato è arrivato sano oppure si è corrotto durante il viaggio, e se il dato si è corrotto viene inviata una richiesta di rinviarlo. E viene rinviato. Ed è per questo che spesso e volentieri voi state là che dice, per esempio, quando state in una situazione quando il vostro cellulare non sta prendendo bene, no? La rete diventa più lenta. Perché? Perché ci avete un sacco di errori di pacchetto che devono essere rinviati. Quindi sostanzialmente la vostra comunicazione rallenta non perché è rallentata la velocità della comunicazione, ma perché ci stanno un sacco di invii. Nuovi invii. Esiste anche un altro protocollo che è meno usato, che però in un certo senso è molto vicino al nostro MIDI, che è il protocollo UDP. E voi lo sapete perché, per esempio, OSC può parlare sia in TCP che in UDP. Allora, UDP è più o meno lo stesso che TCP, solo che non ha controllo di errore. Cioè, il pacchetto parte e sparisce, basta. Cioè, se arriva dall'altra parte bene, se non arriva dall'altra parte, vabbè, è andato perso. Ora, perché vi racconto tutto questo? Perché, per esempio, UDP è stato relativamente poco usato perché naturalmente in una situazione come per esempio il web, no? In cui passano caratteri, bisogna usare per forza TCP perché altrimenti potrebbero arrivare messaggi completamente, cioè non è così necessaria la velocità quanto la correttezza del messaggio. Però ci sono altre cose, per esempio, guarda caso, lo streaming audio. Con lo streaming audio comincia a diventare importante, per esempio, io non so se voi sapete, ma adesso c'è un progetto molto grosso che era cominciato prima della pandemia, ma con la pandemia naturalmente ha preso molto piede, ci stanno lavorando tantissimo. Questo progetto si chiama JackTrip. Non so se ne avete mai sentito parlare. No, però mi è uscito fuori il nome recentemente. Allora, JackTrip è sostanzialmente è basato su Jack, sul software di pubblico, software libero, che gestisce per esempio appunto i servizi audio a sample synchronous, lo gestisce su Linux, ma anche. Dovrebbe funzionare un po' dappertutto, che permette quindi di connettere via rete, però via rete locale, perché ecco, il fatto è questo, che questa rete qua permette non soltanto la connessione di
del programma che gira nel computer A col programma che gira nel computer B, ma permette anche la connessione del programma che gira nel computer A con un altro programma che gira nel computer A che parlano attraverso il protocollo di rete, questo poi ne parleremo dopo, e all'interno dello stesso computer. Questo nei computer che hanno sistemi operativi che permettono il multitasking. I programmi si possono parlare attraverso lo stesso protocollo di rete. Ora, Jack era stato fatto appunto per fare da router di segnali audio all'interno di una macchina, e questa estensione di Jack, che si chiama Jack Trip, serve per connettere ad alta definizione, ad alta risoluzione, due macchine. L'audio di due macchine, e su questo stanno facendo molti passi avanti in questo momento. Una delle cose è che JackTrip può anche funzionare in modalità UDP, perdendosi, perché se si perde un pacchetto si perderà un po' dei campioni, ma appunto in tutto questo è forse più necessario la velocità di trasmissione piuttosto che stare a ripetere l'invio dei pacchetti. Ma si generano dei click quando perdo dei campioni o... Beh, quando perdi dei campioni possono succedere varie cose. Per esempio, una cosa che io ho seguito appena pochi giorni fa un seminario molto grosso, ve l'avevo messo anche in rete, no, su Slack, e mi è venuto in mente mentre seguivo, perché voi non so se vi ricordate, perché i CD forse non sapete manco che cosa siano, ma i CD all'inizio avevano un grosso problema di tracking del laser, che doveva traccare, cioè era un grosso problema tecnologico da risolvere, e quindi avevano fatto un protocollo di correzione dati molto robusto, che riusciva a correggere fino a un dropout di 1024 campioni, cioè che era un notevole, come si può dire? Faceva un'interpolazione, Sì, maestro, non mi faceva ricordo adesso. un'interpolazione lineare tra 1024. Certo, se ti perdi i L'abbiamo dati, però fatto. almeno non fa un drop, non c'ha degli zeri, no? Fa un'interpolazione lineare tra il dato di arrivo, eccetera, eccetera. Questo naturalmente significa, per esempio, avere un ritardo di 1024 campioni, quindi non è ottimale, perché appunto questi sistemi, questo Jack Trip è stato fatto per suonare insieme a distanza, quindi voglio dire la latenza è una caratteristica fondamentale. Però vabbè, vi stavo dicendo tutto questo per spiegarvi perché vi parlavo del protocollo UDP, che è un protocollo relativamente poco usato, ma vedrete che in futuro questo tipo di applicazioni saranno molto più, diventeranno molto importanti. Boh. Sì, c'è anche un sistema che stanno usando ultimamente, poi tra parentesi, gente di Torino, se non sbaglio, che si chiama NinjaJ Jam, che praticamente utilizzano, se non sbaglio, proprio questo sistema e pongono il problema della latenza e lo risolvono praticamente suonando in sincrono, ma ogni musicista suona in una battuta fuori. Praticamente così almeno la latenza se la allargano loro praticamente. È Ho un sistema un po' capito. complesso, se vuole ve lo posto, però appunto Sì, cercano di postalo, utilizzare sì, questo Jack volentieri. Trip e di risolvere il problema della latenza della rete, che quella purtroppo c'è. E hanno inventato questo sistema, che dicono che chi ci suona, Sì, giusto,
ha un po' di difficoltà, ma poi ci si abitua a lavorare una battuta fuori, insomma, detto in parole povere, però almeno è preciso. Beh, una battuta fuori mi sembra veramente molto, ma no, devo dire che questi qui che stanno lavorando, che poi sostanzialmente sono sempre i soliti, sono karma. No, fai una cosa, scusami Mauro, postalo su Slack, sul canale nostro di Slack, così anche chi non è qua lo... Comunque, io di tutto questo vorrei dire che le orchestre tramite internet sono belle, però cioè le sentiamo registrate, no? Già. Vabbè, No, non c'entra. allora adesso qua, cioè, c'è un... il problema secondo me è molto diverso, cioè questa roba per suonare insieme direi che si può far meglio, si suona insieme, punto e stop, non le use. Però è anche vero che noi ci ritroveremo post pandemia con una situazione in cui sostanzialmente si useranno, cioè i concerti ricominceranno, però non si tornerà più indietro sul fatto di avere per esempio un ripetitore web o cose di questo tipo. Quindi questa roba qua sarà sempre utile. C'è un ulteriore problema, diciamo, cioè, perché si fa lo streaming se sostanzialmente si sta facendo un prodotto televisivo, no? Cioè, si può usare la televisione che funziona bene, non ha latenza, ma la questione è che appunto uno e questo è ancora tutto da inventare, si vuole allargare il pubblico che interagisce. No? Usare il web ha senso se si interagisce. Se è un prodotto televisivo, vabbè, ma allora tanto vale usare la televisione. Va bene. Allora, va bene. La spiegazione non è stata un granché, devo dire, di come funzionano le reti, però diciamo che ci dà il minimo indispensabile per andare avanti. Ora, allora, diciamo, mettendo a nanna l'aspetto di hardware della rete, cominciamo a vedere che tipi di modelli si sono affermati nel tempo. Allora, il modello più affermato che avrete sicuramente sentito parlare e che utilizzate costantemente è il modello client server, che sostanzialmente è la metafora del negozio, no? Allora, scusatemi, mi riprendo un attimo il modello client server funziona così. Essendo la metafora del negozio, voi avete che il server è sostanzialmente il salumiere che sta dietro il bancone, no? E il client è voi che andate a comprare il prosciutto. Allora, il problema è che il salumiere non ha alcuna idea di quando voi andiate a comprare il prosciutto. Ci andate quando vi pare a voi, perché questa è una cosa che bisogna diciamo ascrivere al protocollo. Aspettate, che devo mettere sempre. Pronto. Ascrivere al protocollo
appunto a internet e al protocollo TCP/IP. Cioè, prima bisognava che, per esempio, il modem fosse costantemente in ascolto per potersi connettere. Se il modem non era in ascolto, non ci si connetteva al server. Oggi le cose sono un po' diverse, nel senso che i modelli client-server sono fatti così. C'è un processo che è... No, non lo voglio nero, lo voglio nero. C'è un processo che è il cosiddetto processo server, no? Che sta... Questo facciamo che è un tondo e questo è un server. E sta in una certa macchina che quindi ha un IP, ok? E poi c'è un'altra macchina IP del server, e poi c'è un'altra macchina che è il cosiddetto cliente, che può arrivare in un qualsiasi momento. Il cliente è così, per definizione è asincrono, non si sa quando arriva, no? E naturalmente il cliente ha un IP del cliente. Ok, quando il cliente prova a connettersi sul server, dunque, bisogna dire che oltre agli indirizzi IP, questi fatti XYWZ, quindi c'è l'indirizzo IP del server e anche la porta alla quale si connette, cioè il kernel del server ha una serie di porte, sono 65.536 al momento, cioè 2 alla 16, ok? Alle quali il cliente può connettersi. Il cliente gli deve sempre dire qual è l'IP e qual è la porta alla quale si deve connettere, no? IP più porta. Ok. Ma la porta è sempre la stessa o cambia? No, le porte sono tantissime, sono 65.536 e sono una porta per servizio. Cioè, il processo server apre, si collega ad una porta e inizia un processo che si chiama listen, cioè sta a sentire su quella porta. Cosa significa sta a sentire? Che se qualcuno si connette, questa fase qui di listen si interrompe e si va nella fase di accept. Questo fa il connect. No? E qua si va in una fase di accept. Quindi, allora, bisogna dire questo, che le porte ce ne stanno 1024 che sono predefinite, da 0 a 1023 sono predefinite, non si possono usare. Voi non potete fare dei servizi sulle porte che vanno da 0 a 1023 perché sono già predefinite. Ok? Tra queste, forse la più usata in tutto, dappertutto, è la porta 80, che è il server HTTP, cioè il server web. Quando voi mettete un indirizzo sul vostro browser, per default lui fa il connect sulla porta 80. Poi potete definire una porta speciale su quale fare la connessione. Però se non è la porta 80 sarà una porta più grande di 1023 perché quelle sono tutte prenotate e sono tutte riservate. E qua ce ne stanno quante ne volete, adesso ve lo posso dire, la 25 è la... cos'è il 25? È Telnet, no, SMTP. Boh, forse SMTP è la posta, serve di posta. 443 è HTTPS, è il protocollo ma criptato.
bla bla bla, ce ne stanno in montagna, 21 la porta FTP e così via. Sopra queste ce ne stanno tutto il resto fino a 65.536 sono utilizzabili da applicazioni qualsiasi. Ok? E quindi quando la porta quando l'applicazione cliente poi si connette, generalmente quello che fa il server è fa partire un altro processo. Quando saremo grandi e programmeremo, vi faccio vedere come si fa, ma fa partire un altro processo e generalmente questo è il processo con cui parla poi e restituisce l'indirizzo, eccetera, eccetera, e la porta al cliente e il cliente come dire, l'inserviente specifico, no? Per cui il server, diciamo, ha una porta sulla quale si apre e poi dopo passa la mano a un altro processo per ogni cliente, perché il problema è che in un'applicazione client server non c'è limite a quanti clienti si possono connettere con lo stesso server, no? Quindi non si può tenere occupata la porta di listen perché i clienti possono essere tanti. E quindi questo lavoro qua di fare lo spawning, quello che si chiama lo spawn, di un processo separato per servire ogni cliente, è diciamo la procedura normale. Ok? Questa roba qua, appunto, può anche funzionare nella stessa macchina. Il bello del protocollo TCP/IP è che se la macchina è la stessa o un'altra, non cambia niente, cambia solo l'IP. Appunto, cambia solo l'indirizzo. Ora, vi faccio una domanda. Ma non vi, anzi, me la dovreste fare voi. Dice, ma noi sti IP non li abbiamo mai visti. Non sappiamo che roba è. Perché io, se devo andare su Google, scrivo Google e lui ci va. Come è fatto sto meccanismo, per esempio? Questo è un esempio di client serving. Da quello che so io, cioè, nelle interfacce grafiche non si vedono, ma ci sono comunque, sono tipo i numeri cioè, sono i numeri relativi alla tua connessione, però se tipo si clicca sulla propria connessione c'è cioè l'indirizzo IPv4 che viene specificato. E come lo sa lui l'indirizzo, la tua applicazione? Beh, per esempio, fatemi un esempio dell'applicazione cliente principe. Browser. Browser è proprio il principe dei clienti, no? Allora, voi sul browser, adesso posso fare. Anche alle Fermiamo DNS, è quello il voleva DNS. chiudere. Ah, Sì. ok. Allora, cosa succede quando io, per esempio, ammettiamo che questo sia un server web e questo sia il client, ok? Quando io scrivo sul mio indirizzo, scrivo google.com, in realtà il cliente, prima di andare su questo, facciamo conto che sia Google, prima di andare qua, perché Google non vuol dire niente dal punto di vista dell'IP, prima di andare qua va a un altro server che si chiama un server DNS, Domain Name Server, che mi dice che quel
quel nome equivale a quell'IP. Cioè, sostanzialmente io chiedo, il mio browser chiede al domain name server, ma questo sto Google, che numero è? E lui mi ritorna l'IP 8.8.8.8, per esempio. No, 8.8 è l'indirizzo del domain name server Google, ma lui mi ritorna l'indirizzo dell'IP. Incidentalmente, il domain name server può fare dei lavori simpatici, per esempio può fare round robin, per esempio mettiamo che le macchine che hanno accesso al server Google, devono essere tante perché ci sono milioni di richieste, e quindi le macchine Google sono distribuite sul territorio, bla bla bla, il domain name server può anche distribuire il carico delle macchine tra le varie macchine. Cioè, per esempio, se io faccio una richiesta me ne dà una, ma se poi Alessandro fa la richiesta successiva, gli dà un'altra macchina per fare, no? Gli dà l'IP di un'altra macchina e così via. Capite? È quello che si chiama round robin, cioè la giostra, no? Tra le varie macchine, può fare quello che si chiama il load balancing, cioè la bilancia del carico e così via. Quindi domain name server sì, fa la mappatura, ma non solo quello, può fare molte altre cose. Ora vi faccio un'altra domanda, ma scusate, ma il domain name server com'è fatto? Ha un database di tutti i nomi de po possibili ed immaginabili della Terra? Mappati su tutti gli IP possibili e immaginabili della Terra? Quindi esiste un solo domain name server al mondo? Questa sarebbe una follia, no? Non si può fare una macchina del genere. Il domain name server è un servizio estremamente usato, vi potete immaginare quanto è usato. Qualsiasi applicazione su internet prima passa dal domain name server per farsi dare l'IP e poi. Quindi come funziona una roba del genere? Hello? Non so, io me lo immagino come un database distribuito, però non, sinceramente, effettivamente non sono mai No, andato. è una rete di server, ce ne stanno tantissimi, no? Che sono distribuiti geograficamente. Siccome i numeri IP cioè non i numeri IP, ma anche i nomi, per esempio, .it afferirà a una serie di domain name server che gestiscono i .it e che sono connessi tra loro, per cui se io non trovo nel mio domain name server non trovo il nome, a seconda di che cosa c'ha come ultima parte, eccetera, eccetera, se è gov, se è .it, .com, eccetera, eccetera, questo andrà a cercare in altri domain name server fin quando non lo trova. Ok? Può capitare appunto che dei nomi di dominio siano molto lontani. No? E poi questi rifanno tutto il percorso per ridare indietro l'IP richiesto. Poi delle volte la cosa fallisce, nel senso che se io metto un nome qualsiasi la roba non esiste, però prima di dire che la roba non esiste si sono fatti tutto il giro del mondo dei domain name server. Ok? Allora, adesso tutta sta roba uno dice, vabbè, ma ci sta a raccontare queste frottole. Però vi voglio far vedere alcune cose. Ah no, questo sì, questo è così.
far vedere alcune cose. Adesso prendo un mio terminale, vi faccio vedere, poi se volete possiamo continuare con voi che guidate, ma questo lo prendo io perché so che funziona. Non so se è questo. Che deve essere per forza questo. Un po', sì, è questo qua. Lo vedete? Vedete bene tutti? Ok, Sì. adesso vediamo un attimo questa cosa della rete. Per esempio, c'è un comando di rete che potete usare, un comando da linea di comando, che serve per vedere se una macchina da un'altra parte del mondo è viva. Per esempio, io provo a pingare, google.com. Ok, mi dice che è viva, mi ritorna in 14 millisecondi, quindi è viva e campa pure bene. Vedete che a fronte il ping ha fatto la richiesta al DNS nel frattempo, che gli ha restituito questo indirizzo. Ok, allora adesso se io per esempio adesso mi stacco un attimo da qua e mi metto e apro un aspettate che qua Ma dove. scusi, vuol dire che io mi posso fare i cavoli di un IP qualsiasi che so, cioè sapere se è connesso No, ci sono molti o no? server disabilitano la risposta al ping, però diciamo che i server dei maggiori servizi tipo GitLab, GitHub, sta roba qua, aspetta che adesso mi No, ma tipo riconnetto un se attimo. io scrivo ping e ho l'indirizzo di un mio amico, non penso che cioè io posso Poi, sapere se è acceso o no, spento. no, Puoi il fare problema è qualcosa di questo, molto più divertente, però. no, è Se che sai. No, ma aspettate un attimo, la macchina del tuo amico molto probabilmente sta dentro un router, sta dietro un gateway, quindi tu non la vedi, la macchina mia non è visibile dall'esterno, è visibile il mio router, ok? Ma l'IP del mio router non lo so manco io, lo posso sapere, ma non lo so. E comunque il mio router non fa niente di particolarmente sexy, cioè fa network add translation, fa la traduzione degli IP da quello mio interno a quello pubblico esterno e buonasera, fa solo quello e non fa entrare Allora, nessuno. maestro, ma se si conosce l'IP di del router di qualcuno si possono inviare grandi quantità di pacchetti pesanti in modo da E far ammazzarlo. cadere, sì, e ammazzarlo ed è Vabbè, però notorio, poi sì. si Vabbè, riconnette e cambia l'IP. questo è quello che si chiama DOS Come attack, no? si chiama? DOS Dall'attacco di DOS. attack. Vabbè, però solo Cioè questo si può fare, può darsi. denial of service, ma in realtà devo dire che i router ormai sono abbastanza impermeabili ai denial of No, service, voglio no? dire, però, cioè, io immagino che se provo a farla a Google, sicuramente me la prendo in bersaglio, se lo faccio a un mio amico, ormai No, quando riesco. ma aspettate un attimo, qui io sto facendo solo un ping, il ping non può fare niente, non fa niente. Per esempio, io posso fare SSH su una mia macchina che sta sulla rete, che è su una cloud tedesca, che è quella incidentalmente che sta gestendo questa comunicazione. Ok. Allora, questo, vedete, va sul protocollo 22. Adesso, qui,
lui sta cercando l'indirizzo ssh.smerm.org e mo forse mi farà entrare, chi lo sa, non lo so perché non mi sta rispondendo. Vedete, cioè, questa roba qua è piuttosto lenta, no? In tutto questo non era questo che vi volevo far vedere. Ha fatto un time out, cioè lui dopo un po' dice vabbè, ah no, perché è Smerg, vedi, ho sbagliato l'indirizzo e non ha trovato niente. Invece questa qua forse dovrebbe essere un po' più robusta. E forse da qua si vede il mio, ecco questo. Allora, però diciamo che normalmente LinkedIn dice quanto tempo ci metto a inviare e ricevere un pacchetto. No, sì, se la macchina, in quanto tempo ti risponde la macchina? Pinging in inglese vuol dire dare uno schicchera, un pizzicotto. Oh, Ok. la macchina non mi risponde. Vabbè, no, volevo farvi vedere un'altra cosa. Vabbè, questa non è. Eccola, ha risposto adesso e ha risposto, dunque, ha risposto che mi sono connesso l'ultima volta 24 gennaio dal 151 34 173 44, che probabilmente è l'indirizzo del mio router. Ok? Ma se voi provate, se io provo a fare il ping su questo indirizzo, che è un indirizzo pubblico, vi faccio notare, il router mi risponderà, ma o forse non mi risponde nemmeno, no, non mi risponde nemmeno, c'è il ping disabilitato, quindi non risponde. Ah, ok, quindi normalmente con tutti i servizi, diciamo. Beh, questo probabilmente si può fare dalla configurazione, solo che io non mi metto lì a nazzicare con le configurazioni per fargli rispondere al ping oppure no. Ok, quindi io qua in questo momento sto in una macchina che è un'altra macchina, non è quella che non è la mia locale, ok? Esco da questa macchina e chiudo baracca. Adesso vi voglio far vedere cos'era l'indirizzo che avevamo preso qua di Google. Era questo. Adesso se io vado qui e aspettate, prendo un altro terminale. Ci siete? Ci siete ancora? Ok. Ok, e Sì. condivido questo new tab. Ok, chissà, gliela famo. E metto questo indirizzo IP. Aspetta. Ecco, questo è l'indirizzo che ho copiato. Beh, questo lo ritraduce e dice sì, questo è Google. Ok. Incidentalmente, se metto questo indirizzo IP su un'altra porta che non è, se, beh, posso dichiarare che voglio la porta 80, no? Ma voi vedete la mia barra degli indirizzi? No, No. vediamo solo la pagina di Google. Vabbè, no, allora dovete credermi che l'ho indirizzato con l'IP che avevo copiato. Ok. È Aspetta l'IP che di dove lei o del suo server? no, è l'IP del server Google. Ok. Aspettate un attimo. Ah, che me lo sono perso adesso. È questo. È il 250, 216 bla bla bla. Beh, no, se non vedete niente, tanto vale. No, perché io qua posso mettere l'IP con la porta 80 e mi arriva sempre allo stesso posto, cioè 80 e va sempre nello stesso posto. Se però metto un altro posto, metto la porta 3000, adesso scopriamo che Google c'ha un backdoor sulla porta 3000. Ecco, il server non risponde perché sulla porta 3000 non ha nessun servizio. Ok? Ok. Boh. Adesso torniamo
ai nostri. Però ad esempio uno col ping se sa la latenza, tornando al discorso di prima dei musicisti da casa, uno potrebbe sincronizzarsi a punti con Certo, questo ma approccio. ti dirò di più che adesso su JackTrip, per esempio, c'è il Sonic Ping, cioè tu mandi un suono perché vabbè, adesso la topografia di rete di JackTrip è piuttosto complessa, si può mandare un suono al tuo compare e lui lo ritorna indietro in automatico e quindi tu puoi misurare il ritardo, no? E attraverso il ritardo del suono proprio puoi capire qual è la latenza reale, proprio vera, ok? Perché misurare la latenza, anche quella non è una cosa banalissima. Invece c'è una domanda un po' più, cioè, di curiosità, non so se ci entra, ma i Prego. VPN invece cosa fanno Le esattamente? VPN sono delle Virtual Private Network. Allora, quello che si può fare in tutto questo è dire, perché adesso, aspetta, devo rifare un altro disegnino, scusatemi. No, beh, qua ci sono, potete capire che è pieno di applicazioni possibili, eccetera, eccetera. C'è qualcuno che lo vuole spiegare come è fatto un VPN? Posso provarci. In Vai. pratica il VPN prende il tuo segnale e lo fa rimbalzare su vari posti, su vari server in giro per il mondo e oggettivamente te selezioni un posto nel mondo a seconda del servizio che hai. Il server che per l'ultimo server su cui rimbalzare il tuo segnale dovrebbe essere quello del posto che decidi te. Quindi il tuo IP non è più il tuo stesso, ma è quello l'ultimo su cui hai rimbalzato il tuo segnale. Almeno credo sia così, prima volta che ho letto un articolo su questa cosa, lo spiegavano così. Not really. Cioè, allora, abbiamo questo problema qua. C'è la WAN, no? Questa è l'internet geografico, che è un posto brutto e cattivo, pieno di brutti e cattivi. Quindi si sta tutti dentro casa con la porta chiusa a chiave. Ok? Ora il problema è, allora, io sto dietro questo router, no? Questo router fa il NAT e io ho qua il mio computer. Il mio computer non è visibile dalla WAN. È visibile solo dalla LAN, la LAN è questa, e a tutti i miei, c'ha il telefono, c'ha il mio controllo delle tapparelle e così via. Però Ad esempio, non. non è l'ultimo indirizzo dell'IP, io quando mi sono messo a connettere SSH Raspberry ultimamente ho visto che ho un numero per ogni dispositivo dentro Sì, casa dato ma dalla sì, ma questo. LAN. Sì, ma questo è locale. Gli indirizzi qua sono distribuiti con un altro protocollo, sempre che si chiama DHCP, no? Che distribuisce indirizzi locali, ok? Lungo la LAN, però la LAN non è visibile dalla WAN. Ora, adesso per rispondere a che cos'è una VPN, la questione è, adesso ho il mio ufficio, sta di qua, e il mio computer dell'ufficio o i computer dell'ufficio stanno dietro un router, no? E io voglio accedere a questo computer qua, come se fosse nella mia LAN. Ok? Come si fa una roba del genere?
Si fa così, ci sono delle cose che effettivamente girano anche nel router, ok? Dei servizi, per esempio, è uno di questi possibili servizi è la VPN, cioè l'open, per esempio quello libero si chiama OpenVPN, eccetera, eccetera. Allora, là, quando io faccio una richiesta, io parto da qua. E faccio una richiesta a questa VPN. Questa VPN è un servizio che stabilisce un tunnel tra un tunnel naturalmente criptato attraverso la WAN, no? Tra questa macchina e questa macchina per fare in modo che io praticamente, questo è SSH o SSL encrypted, no? E per fare in modo che questa macchina qua mi risulti come se stesse qui, cioè sulla mia rete locale. Ok? Cioè c'è tutta una serie di address translation che fa in modo che questa macchina qua è come se stesse qui. Ok? In realtà sta là. E tutta questa faccenda viene fatta attraverso un canale preferenziale criptato. Ok? Il tunnel, quello diceva Leonardo, dei rimbalzi. No, 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 non c'è nessun rimbalzo. Tu vai al router, gli chiedi. Naturalmente, per poter accedere a questa VPN. Ci sono tutta una serie di regole e ci sono dei certificati che encriptano il messaggio in maniera che non possa essere decriptato, insomma, che per decriptarlo ci vorrebbero anni e anni e anni, nel frattempo il messaggio se ne è chiuso. Questo è come funzionano le virtual private network. Se volete, diciamo, dato che sono le 5 e un quarto e come al solito abbiamo sforato con i tempi, chiudiamo con un problema, perché ci dobbiamo ritornare sulla rete. Come al solito io faccio male, non faccio i conti senza l'oste. Voglio salvare questo. Come si fa a fare il criptaggio incidentalmente? Ve lo siete mai chiesto? Cioè, per esempio, se io voglio accedere a un sito web che è in che c'è un server che va in modalità HTTPS, quindi tutto il traffico è criptato. Come faccio, dato che io non conosco nessuno là, non è che ci possiamo scambiare una chiave e dire come si fa questa cosa di passarsi le informazioni sul criptato? Io non posso dire a quello che non conosco che come criptare i messaggi che io poi, solo io posso decodificare. Avete un'idea di come funziona questo algoritmo? È divertentissimo, una volta che lo scoprite mi direte UAO! In realtà no. Cioè, Comunque il come si fa? Il problema problema, è. riformulo il problema. Avete un baule carico di dobloni, no? Che deve passare attraverso terre piene di briganti e deve andare a una persona che non conoscete, con la quale non potete scambiare niente, potete scambiare solo il baule. Come fate? Lo chiudete a chiave, no? Ci mettete una catena intorno e chiudete il lucchetto. Poi che fate? Perché la chiave rimane a voi. Devi stare pure il baule, perché sennò. No, Come dici? Scusate, bisogna bissare il baule, sennò lo prendi io devo scappare perché ho dei lavori in casa. Vi saluto per il prossimo martedì. Grazie di tutto. Ciao, Mauro.
Allora come si fa? Dai, veloci, devo poi andare al centro studi. Il tempo di risposta, cioè se quel baule si sblocca solo dopo tot tempo. Ma che, no, se sei matto, come potrebbe funzionare una roba del genere? Sai quanti buchi farebbero? Nel modo più No, insicuro. la persona che può aprire quel baule sa parlare solo una lingua che conosce solo chi Navajo. deve ricevere Io non la conosco, la però io non so nemmeno chi la deve aprire il baule. Glielo devo spedire, ma non so chi è, non so chi sia, non posso comunicare con lui, non so niente. il baule. Beh, messa è Tu, un tutta la comunicazione HTTPS, sì. inclusa questa, si basa su questo algoritmo ed è fichissimo, è un algoritmo veramente spaziale. Il codice viene cifrato e l'unica persona, cioè la chiave Sì, viene cifrata e l'unica tutto persona viene che. cifrato. Solo che se non sai la cifratura, dove vai? Il cifrare è come chiudere il baule a chiave, no? E poi la chiave, se non gliela puoi L'unica. dare. Come si fa? Boh. Non vi viene in mente? Un sistema di password, ma se non gli puoi dare la chiave non. No, ci risiamo. Sì. Vi arrendete? Gli dai un baule uguale, non lo so. Ma no, scusate, allora, il problema è semplice, no? Io devo mandare un baule a qualcuno che non conosco e deve viaggiare completamente sicuro. Quando si fa con le poste uno se la rischia, quindi non capisco come fuori digitalmente uno. No? Cioè, se Certo, no avremo beh, un certo te la problema. rischi. Se non volessi Quindi rischiarla, come faresti? gli metti una scorta di pacchi finti, così se qualcuno prova ad Molto attaccare il bello, cavallo però diventi. se per caso trova quello vero, sono Eh cavoli. sì, ma cavoli. Ma poi vai a cercare quello vero, cioè il destinatario devi cercarlo, No, evidentemente. beh, raga, ma Incidentalmente questo sì. lo fanno già ed è abbastanza smascherato come metodo dalle Dai, si fa così, spedizioni, no? si fa così. Gioco dei tre carte. Allora, io mando il baule, lo chiudo con una catena con un mio lucchetto. Ok? Ok. Il destinatario riceve il baule e a sua volta lo chiude con una catena con un suo lucchetto. Me lo rimanda indietro. Io levo la mia catena e glielo rimando. Fatto. È Non male, no? geniale. Per niente. E quindi in questo modo in In realtà questo cioè. modo viaggia sempre protetto. È sempre criptato ma questo è HTTPS, funziona, ma tutto SSL, tutto SSH funziona così. Quindi diciamo che tutti i siti HTTPS sono abbastanza difficili, se, cioè una connessione tra noi e un sito HTTPS è abbastanza difficile da, No, insomma, da allora, mantenere. vabbè, poi se Da volete parliamo mantenere. di criptaggio, cioè gli algoritmi di criptaggio attuali sono veramente tosti da craccare, eh? Ci vogliono, con i computer attuali ci vogliono milioni di anni, perché non so, poi Sì. vabbè, c'è tutto l'argomento criptaggio è fantastico, però questo qui era facile, ed era divertente. Va bene. Direi di interrompere qua, ragazzi. Ci ribecchiamo martedì prossimo. Va bene, grazie mille Grazie mille a Massimo. tutti. Arrivederci. Buona serata. Grazie, Buona serata. arrivederci, Sì, grazie, volevo solo chiedere una grazie Lorenzo. cosa. Sì, prego.
Per quanto riguarda lo script, cioè faccio semplicemente copia e incolla e lo invio come No, messaggio. lo puoi fare un allegato, puoi fare un allegato dentro Slack, Ok. nel canale informatica, no, come si chiama? Fondamenti di informatica, lo alleghi e lo mandi. Ok? Perfetto, grazie mille. Grazie a Arrivederci. te, grazie di avermi aiutato, grazie.